O Samurai Sama, Kuyomi e Yokoso, benvenuti a Kuyomi, miei fedeli samurai. Io sono Alessandro e questo, un po' come sapete da tempo, è Kuyomi, il canale dedicato al Giappone. Con questo video concludiamo la trilogia, il viaggio tra gli strumenti musicali tradizionali del Giappone. Inoltre, vi faccio vedere a fine video anche uno strumento assolutamente non tradizionale, ma che è molto simpatico. E comunque, io l'ho voluto inserire. Spero che vi piaccia. Prima però vi ricordo sin da subito di lasciare un like a fine video se questo vi sarà piaciuto e iscrivervi al canale. Il vostro supporto è super importante, lo sapete. Grazie come sempre, Samurai. Ora non perdiamo tempo e via subito con la sigla. Uno strumento assolutamente particolare è lo shō, che è uno strumento a fiato e più precisamente si parla di un organo a bocca. Fu importato in Giappone dalla Cina intorno al periodo Nara, quindi stiamo parlando di fine Settecento, e deriva dallo sheng, uno dei più antichi strumenti musicali cinesi, derivante a sua volta da strumenti tropicali introdotti nella Terra del Dragone più di 2000 anni fa. Lo shō ha una dimensione però minore rispetto allo sheng cinese, ma anticamente esisteva comunque uno strumento chiamato U, derivante dal cinese yu, che aveva un tono maggiore e anche maggiori dimensioni. Lo shō è costituito da ben 17 canne di bambù di dimensione variabile, con all'interno delle ance, ad eccezione però di due che sono mute. Sia la dimensione delle canne, che è un po' la scelta di lasciarne due mute, si ritiene che sia legata alla ricerca di simmetria estetica. E non solo, si ritiene anche che il suo suono evochi quello di una immaginaria leggendaria fenice. Le due canne mute siano state lasciate proprio come simbolo delle sue ali. Una curiosità sta nella tecnica di utilizzo dello shō, poiché l'umidità creata dal fiato viene raccolta nelle sue canne impedendone il suono, spesso i musicisti sono costretti a scaldare lo strumento su un piccolo braciere a carbone oppure su un fornello quando non lo suonano. Lo strumento produce un suono sia in ispirazione che in espirazione, consentendo così lunghi periodi di riproduzione praticamente ininterrotta. Lo strumento era usato principalmente per la gagaku, la musica di corte tradizionale giapponese, ma oggi lo si può trovare in nuove produzioni tra gli artisti giapponesi come Mayumi Miyata, il compositore americano John Cage e finanche nell'islandese Björk, abbastanza comune nella musica pop, comunque sempre particolare e sperimentatrice Björk. Un altro strumento particolare è il binzasara. Ora, questo strumento a percussione giapponese è chiamato anche kokiriko. È utilizzato per i canti popolari, danze contadine e nel teatro kabuki. Lo strumento è composto da numerosi pezzetti di legno collegati da un robusto cordone di cotone intrecciato. Tenendo lo strumento per le maniglie presenti alle sue estremità, il binzasara viene suonato creando un'onda con un rapido movimento del polso. Non c'è molto altro da dire su questo strumento, ma la sua forma particolare mi ha spinto comunque a inserirlo in questa lista per farvelo conoscere. Vi piace? Fatemelo poi sapere nei commenti. Un altro strumento musicale particolare è il tonkori. Questo strumento non è propriamente giapponese, o forse dovrei dire che non è propriamente Yamato,
anche se la distinzione fra Yamato e altri gruppi etnici giapponesi, vi lascio comunque il video sull'origine del Giappone. Comunque, non dico perché è proprio giapponese, perché rappresenta una parte dell'antica tradizione del popolo Ainu, i popoli che hanno a lungo abitato il Giappone per poi risiedere nelle fredde terre dell'Hokkaido, quindi nella parte nord del Giappone, e poi della penisola Sakhalin e nelle isole Kuril. Il tonkori è un antico strumento a corda che nel XX secolo era praticamente estinto, non esisteva più, e che solo grazie all'impegno profuso per la riscoperta delle antiche tradizioni, e ovviamente mi riferisco alle antiche tradizioni Ainu, è tornato a nuova vita. Lo strumento deriva da un unico pezzo di legno lungo circa un metro e che ha generalmente 5 corde. Il corpo rappresenta il manico stesso dello strumento, dove non sono presenti i tasti e le corde vengono suonate con entrambe le mani, con lo strumento appoggiato al proprio petto. Anticamente le corde erano di origine magari vegetale o animale, come per esempio venivano usati i legamenti dei cervi, mentre oggi si utilizzano le corde dello shamisen. La sua riscoperta e produzione è in buona parte opera di Shigehiro Takano, che ancora oggi produce questo antico strumento. Il maggiore musicista del tonkori è Oki Kano, è discendente Ainu, che si impegna a far conoscere questo strumento attraverso esibizioni, nuovi album e collaborazioni con varie band folk di tutto il mondo. Prossimo strumento particolare è il Suikinkutsu. Perché particolare? Perché non è quello che penso si possa definire uno strumento musicale propriamente detto, ma unisce il mondo della meditazione e quello della musica. Gli ideogrammi che compongono il nome dello strumento ci danno già un'idea della sua natura. Abbiamo l'ideogramma di acqua, quello di koto e quello di caverna. Si tratta di una giara interrata, capovolta nel terreno, con un piccolo foro nella parte centrale. Generalmente viene costruita vicino al chozubachi, almeno questo accadeva in tempo, che cos'è il chozubachi? È il recipiente dove si risciacquano, anzi dovremmo dire purificano le mani vicino a un tempio, un santuario. Il Suikinkutsu è formato da una giara posta sul letto di ghiaia e una base di argilla per trattenere l'acqua. Quindi è un tubo di drenaggio per non farne aumentare eccessivamente il livello ed è ricoperta poi da pietre e ciottoli, quindi è praticamente invisibile. La giara ha un'altezza che varia dai 30 cm al metro e ha un diametro di circa 50 cm. Il suono è prodotto dalle gocce d'acqua che strabordano dal chozubachi e cadono sul terreno, attraversando quindi i ciottoli per poi entrare nel foro centrale della giara e cadere, oppure scorrere, sulle pareti interne, creando un particolare suono. Le migliori giare sono in ceramica, non smaltate, ma ne esistono comunque recentemente anche di metallo. Il Suikinkutsu si diffuse nel periodo Edo, ma dopo il periodo Meiji cadde completamente nel dimenticatoio. Oggi se ne trovano ancora in varie parti del Giappone, alcune proprio si scoprono perché non si conoscono più dove erano, perché erano andate così nel dimenticatoio che erano probabilmente scomparse. Alcune hanno addirittura anche due, più raramente tre giare interrate, quindi è più complesso come strumento. Il suono prodotto è distensivo e rilassante, un tintinnio che ricorda un po' il suono di koto, un po' una campana, e che ben nascosto accompagna il gesto purificatorio dell'abluzione. Un altro strumento di cui vi voglio parlare e del quale stavo per dimenticarmi è il mukuri. Il mukuri, come il tonkori,
è non proprio direttamente legato a Yamato, infatti è sempre connesso alla cultura del popolo Ainu. Si tratta tecnicamente di un idiofono, ovvero di uno strumento il cui suono non è prodotto da corde o membrane, ma dalla vibrazione del corpo dello strumento stesso. Il mukkori fa parte degli strumenti musicali a bocca, un po' come l'armonica a bocca, che in giapponese si chiama kokin, ed è costituito da un corpo in bambù lungo circa 10 cm e largo 1,5 cm. Il suono si ottiene tirando una corda e facendo vibrare l'ancia messa in bocca dal musicista. Perché ho voluto farvelo conoscere? Perché per me era importante? Perché adesso ascolterete il suono e penso che a qualche siciliano o a qualche sardo ricorderà lo scacciapensieri, o appunto umaranzanu, o la trunfa in sardo. Ditemi un po' se non è quello il suono. Prima di passare al prossimo strumento, penso è interessante considerare come questo strumento, che è il mukkuri, che è uno dei più antichi strumenti al mondo come concezione, è presente in numerosissime civiltà. È sicuramente quindi interessante come in latitudini diverse del mondo si sia arrivati a creare praticamente lo stesso strumento, a ricercare lo stesso suono. Come strumento bonus di fine video, voglio parlarvi del simpatico otamaton. Ora, forse qualcuno di voi lo conosce, comunque l'otamaton non è uno strumento musicale facente parte ovviamente della tradizione giapponese, ma uno strumento moderno divenuto famoso negli ultimi anni, un po' grazie ai social. L'otamaton fa parte degli strumenti elettrofoni, ovvero quegli strumenti che funzionano esclusivamente grazie a una circuitazione elettrica. Potremmo un po' paragonarlo a un piccolo sintetizzatore. La sua forma riprende quello di una nota, precisamente una croma, e il suo suono viene emesso dalla bocca, ovvero la testa della nota. Richiede due mani per essere suonato, mentre una mano tiene e stringe la testa, l'altra mano invece va a controllare l'intonazione della melodia posizionando il dito sulla tastiera a nastro del corpo della nota. Una posizione più alta sulla tastiera crea un suono più basso, mentre al contrario si avrà un suono più acuto. Inoltre, aprendo e chiudendo la bocca dell'otamaton si ottiene un simpatico effetto wah wah, quindi la nota fa un effetto particolare, ed è possibile finanche ottenere l'effetto vibrato muovendo il dito sul manico. Gli interruttori poi sul retro della testa dello strumento consentono di cambiare anche l'ottava, magari, ovviamente poi di spegnere lo strumento e accenderlo, o magari modificare il volume, quindi essendo uno strumento elettronico. Gli strumenti giapponesi ovviamente non terminano qui, ne esistono ancora altri minori o comunque variazioni di quelli che vi ho presentato finora in questi tre video. Se siete curiosi, comunque vi invito sempre a farvi trasportare da questa curiosità e cercare sul web oppure anche qui su YouTube quegli strumenti che più vi interessano, vi sembrano particolari. In questi video comunque ho cercato di portarvi un po' tutto il mondo della musica e degli strumenti tradizionali giapponesi. Sperando che questa trilogia di video vi sia piaciuta, io vi ricordo di, come sempre, iscrivervi al canale, lasciare un like se vi è piaciuto, quindi se avete ritenuto interessante questo video, e seguirmi sempre sui social che trovate in descrizione, quindi TikTok, Instagram e Facebook. Ovviamente vi ringrazio per essere arrivati fino a questa parte del video e se vorrete ci vediamo al prossimo video. Matane, samurai!